E passiamo all'argomento tennis. Avevamo anticipato in apertura, parleremo di David Nalbandian, giocatore argentino che ha appena conquistato il titolo, il Master Series di Madrid, battendo il numero 1, 2 e 3 del tabellone del mondo, e quindi si parla di Djokovic, di Nadal e di Federer. Era successo soltanto in altre due circostanze, ce lo faremo dire al nostro ospite, che è stato sicuramente bersagliato da telefonate in questi giorni, visto che è uno dei massimi esperti di tennis argentino in Italia. Parlo di Riccardo Bistri, Tennis Best. Ben trovato Riccardo. Ben trovato Alessandro, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, iniziamo con quante telefonate hai avuto in questi due ultimi giorni dopo la vittoria in Nalbandian? Sì, diciamo che è stata una vittoria anche mia, quella di Nalbandian al Master Series di Madrid. Diciamo che seguo con grande passione da anni il tennis argentino, di conseguenza è sempre un piacere quando ci sono risultati di questo tipo e valgo vantaggio anche dal punto di vista lavorativo, diciamo. Sicuramente. Allora Riccardo, Nalbandian quest'anno praticamente non ha fatto niente, poi è arrivato a Madrid e ha deciso di batterli tutti. Sì, esatto. Cosa posso dirti? Posso dirti che Nalbandian ha dichiarato di aver avuto molti problemi fisici a inizio, una tendinite al ginocchio, anche problemi a una spalla che gli hanno impedito di allenarsi con regolarità. Chi segue il tennis sa che Nalbandian si porta a spasso per il campo qualche chilo di troppo, infatti insomma è considerato uno dei giocatori peggio preparati dal punto di vista atletico. Che per il ginocchio poi non è il massimo, insomma, pesare tanto. Esatto, hai perfettamente ragione. Il punto è che probabilmente non è colpa di Nalbandian, il fatto che il suo fisico tende a infortunarsi abbastanza facilmente, poi lui è proprio così di costituzione e di conseguenza non riesce ad allenarsi come vorrebbe, come potrebbe, al punto che quando gli si pone questa domanda lui diventa viola, si arrabbia moltissimo, gli si dice molti dicono che se tu fossi meglio preparato atleticamente potresti competere con costanza con i migliori del mondo. Lui risponde sempre che la stampa parla, io li lascio fare, però il lavoro che faccio è, ritengo che sia il meglio per me. Quindi indubbiamente c'è qualche problema di fondo nel fisico di Nalbandian e non dovuto magari a una condotta professionale non sempre adeguata, che è vero. Dicevamo, fortunatamente a metà anno Nalbandian si è reso conto che non poteva andare avanti così senza un allenatore. Lui era da 16 mesi senza un allenatore e finalmente ha cercato una guida e l'ha trovata in Martín Haite, che è un ex giocatore argentino che è stato numero 10 del mondo nel 1990 ed è ricordato come uno dei più scarsi top 10 dell'era Open. Quindi insomma uno che ha lavorato tanto per arrivarci, insomma, questo esatto. Infatti secondo me col senno di poi essere considerato uno dei più scarsi top 10 dell'era Open è un pregio per un allenatore, perché vuol dire che con pochi mezzi è riuscito a salire lassù in cima, e questo ovviamente è un vantaggio per seguire un giocatore dal grande talento come Nalbandian. Con Haite ha iniziato un lavoro incentrato particolarmente sui dettagli, su aspetti mentali, su aspetti tattici, e i risultati non hanno tardato ad arrivare. Ha giocato abbastanza bene all'Open degli Stati Uniti, in cui ha perso una partita molto sfortunata contro Ferrera al terzo turno, e dopodiché si è presentato a Madrid, diciamo la verità, senza grosse pretese. Io personalmente non pensavo che potesse compiere un'impresa del genere. Invece, dopo essersi tirato su da una buca al secondo turno, perché non dimentichiamo che lui al secondo turno era sotto 6-4 e 4-0 contro Berdych, quindi quando si dice il destino, è riuscito a recuperare incredibilmente quella partita per poi fare gli exploit che hai detto tu nei quarti, in semifinale e in finale. Dicevi, la terza volta nella storia che un giocatore batte uno dopo l'altro i primi tre giocatori del mondo. Era successo quest'anno a Montreal quando Djokovic batté Roddick, Nadal e Federer, e poi ci riuscì Becker 13 anni fa al torneo di Stoccolma. Riccardo, è vero che Nalbandian può essere anche inserito nella top 10 dei giocatori più antipatici del circuito? Ma almeno così, io parlo da profano, le cose si dicono ogni tanto in televisione, i commentatori parlano di un Nalbandian che non sia il massimo della simpatia, ecco. Ah, questa è una peculiarità che accomuna un po' tutti i giocatori argentini, nel senso che loro sono abbastanza diffidenti nei confronti della stampa straniera, mentre invece si aprono con la stampa argentina.
Io con le mie fonti, leggo quasi quotidianamente giornali argentini, mi sono fatto un'idea che probabilmente è più completa della personalità dei giocatori argentini, in Nalbandian compreso, rispetto a quella che ci si può fare nel resto del mondo. Nalbandian è sostanzialmente è un bonaccione, cioè un tipo, non so come spiegarvi, cioè, per farvi capire, lui quando nel 2005 vinse il Master, tra l'altro battendo Federer in finale, fu quella l'ultima volta che Federer perse una partita al coperto, quindi c'è voluto di nuovo Nalbandian per battere Federer al coperto. Sì. Lui fu ospite a una trasmissione argentina in cui si dilettò nel fare una cover di una canzone dei Backstreet Boys con il testo adattato, in cui lui veniva preso in giro, e tra l'altro il video è facilmente reperibile su YouTube, che è molto divertente e molto simpatico, e tutte le persone che l'hanno visto, sono dette: ma effettivamente questo Nalbandian non è poi così antipatico. Poi voglio dire, un top ten che si sia prestato a fare una cosa, certo, così ridicola non si è mai visto. Assolutamente. Un'ultima curiosità per Riccardo Bist di Tennis Best: io vorrei fare un discorso tecnico su Nalbandian, perché quando vediamo in campo lo stesso Federer, lo stesso Nadal, si notano comunque, ci sono alcune difficoltà, alcuni punti deboli su cui si può insistere. Ovviamente parliamo di cose veramente quasi insignificanti, ma insomma chi riesce a sfruttarle può anche mettere in difficoltà. Io, venendo a giocare Nalbandian, Riccardo, in realtà non vedo punti deboli tecnici nel gioco di Nalbandian. Esatto. Sì, sono d'accordo. Lui, il suo punto debole sul piano tecnico forse il servizio, non a livello assoluto, è il colpo un pochettino meno costante, nel senso che a volte lo perde e gli crea qualche difficoltà. Per il resto hai ragione, ha una buona mano sotto rete, lo dimostra il fatto che comunque i risultati migliori li ha conseguiti anche sulle superfici rapide. E soprattutto, scusa, aggiungo Riccardo, dovunque sì, servi lui risponde. È vero, è vero. In qualunque modo e dovunque serve lui risponde. Questa è la cosa che forse lo distingue dagli altri giocatori, sul veloce soprattutto. Sì, questa è un'osservazione molto acuta da parte tua. Se ne è parlato nel 2002, quando Nalbandian fece a sorpresa la finale a Wimbledon, come tutti ricorderanno, da perfetto sconosciuto, era numero 32 del mondo la vigilia del torneo, e si disse: ma com'è possibile che un giocatore impostato, secondo la scuola sudamericana, che sicuramente non è non crea i propri giocatori sui campi in erba, come fa a rispondere così bene sull'erba? La risposta che hanno dato molti tecnici è la sua capacità di saper leggere i rimbalzi bassi, unita a una grande rapidità sul piano dei riflessi. E insomma, Riccardo, io spero, sono un tifoso anch'io in Nalbandian, perché insomma è un gioco veramente entusiasmante, mentre io e Matteo Torrioli stiamo vedendo senza volume il video di cui ci hai parlato, ci stiamo divertendo anche senza volume, quindi penso insomma che dovrebbero vederlo un po' tutti. Riccardo, io ti ringrazio per questo collegamento, insomma ci risentiremo presto, ovviamente sono Scelto lo Sport, per parlare ancora di tennis con te. Sicuramente, sempre un piacere, sempre a vostra disposizione. Ciao Riccardo. Ciao ragazzi, a presto.